Buongiorno e benvenuti al mio canale. La volta scorsa vedemmo come migliorare, come aumentare la nitidezza di una immagine con Photoshop. Visto però che non tutti hanno Photoshop, vediamo come migliorare la nitidezza, come aumentare la nitidezza di un'immagine appunto con il gratuito GIMP, che può essere installato su Windows, Mac e Linux. Basta cercarlo su Google e si trova subito il suo indirizzo. Dunque, trasportiamo nella interfaccia una immagine a cui aumentare la nitidezza. Ho preparato questa immagine qua. Per visualizzare meglio le differenze tra l'immagine originale e quella che andremo a processare, si può andare qua su Copia, il suo Esplora File, può andare qua su Incolla, e abbiamo fatto una copia di questa immagine, poi ancora su Incolla, e abbiamo fatto due copie di questa immagine. Questa seconda immagine la chiamiamo per esempio 1 e questa terza immagine la chiamiamo per esempio 2. Trasciniamo l'immagine originale, poi anche quest'altra sono identiche a quella originale perché sono delle copie, nella interfaccia di GIMP, oppure potremmo andare anche su File Apri, ma è più semplice magari fare così. E l'immagine sarà caricata. Si va su Converti per convertire il profilo del colore con quello di GIMP. Questa è l'immagine, possiamo metterla, adattarla al layout di GIMP andando su CTRL Shift più il lungo. Questa è l'immagine. Dobbiamo migliorare la nitidezza. Si può usare due metodi, magari si possono usare anche contemporaneamente. Vediamo il primo metodo. Il primo metodo è semplicissimo. Si va su Filtri, miglioramento. Come vedete, c'è proprio nitidezza, maschera di contrasto. Si apre questa maschera. Qui ci sono delle opzioni. Il raggio chiaramente è in funzione della dimensione dell'immagine, quindi più elevata è la dimensione dell'immagine, maggiore sarà il raggio. Chiaramente in questo caso l'immagine non è molto elevata, un raggio 3 può andare bene, ma possiamo anche aumentarlo, per esempio mettere un raggio 4, ecco fatto, più o meno 4. Da montare è quello più importante, quello che serve, diciamo, per dare la quantità di nitidezza. Se io se lo sposto, se si mette la spunta qua su anteprima, si vede in tempo reale la modifica della foto. Se aumento la montare, vedrete che via via cambia, vedete? Diventa sempre più nitido, però non si può esagerare perché se si esagera, vedete che la foto poi diventa chiaramente molto diversa da quella originale. Quindi bisogna trovare una soluzione che sia un buon compromesso tra qualità e nitidezza. In questo modo magari può essere molto buono. Poi c'è questo qua che si chiama threshold, oppure si può tranquillamente tradurre come soglia. Questo serve per evitare dei contrasti troppo elevati, quindi si può per esempio aumentare, vedete, si diminuisce un po' il contrasto e rende più morbida la nitidezza. Chiaramente anche qui bisogna fare delle prove a seconda dell'immagine. Diciamo che questa soluzione può andare bene. Quando è giusta, si va su OK e questa è l'immagine processata. Possiamo vedere la differenza con l'immagine originale andando su File, Apri, si apre una delle due copie, proviamo questa, si va su Converti, si va su CTRL Shift il lungo e si vede la differenza. Questa è l'immagine originale e questa è quella in cui è stata aumentata la nitidezza. Si vede chiaramente la differenza, vedete? Veramente notevole la differenza. Quindi questo è il primo sistema. Poi vediamo un secondo sistema. Si parte sempre da questa immagine qua, che è una copia dell'originale, quindi è praticamente l'originale. Si può applicare il passo alto. Innanzitutto si deve raddoppiare questo livello, destro del mouse, duplica livello, e questo è il livello copia. Chiaramente potremmo anche cambiare nome, ma si può lasciare anche questo. Si seleziona e si va sempre su Filtri, miglioramento, passa alto che si visualizzerà una finestra. Ecco qua la finestra. Anche qui di default c'è 4 qui con questo parametro e 1 per il contrasto. Anche qua il contrasto e si può aumentare, ma non di tanto. Portiamo per esempio a 1 e 3, però qui non si vede bene l'anteprima. Perché? Perché bisogna cambiare la opzione di fusione e passare a una modalità diversa. Invece che rimpiazza, si va su
luce forte o luce debole. Iniziamo con luce forte. Questa è la luce forte. Proviamo con luce debole. Forse è meglio luce forte in questo caso. Dipende dall'immagine. Delle volte può essere più giusto usare luce debole, delle volte può essere più giusto usare luce forte. Scegliamo luce forte e aumentiamo il contrasto per vedere un po'. L'anteprima cambierà. Se io aumento troppo, chiaramente poi il risultato, vedete, diventa non troppo realistico. Diciamo che al massimo si può arrivare un sol 4, un 4, un 5. Stesso discorso vale qua per questo altro parametro che non si può aumentare tanto. In ogni caso è meno influente rispetto al secondo parametro. Diciamo qui è meglio lasciare quello originale che è di 4 circa. A questo punto noi possiamo andare su OK per applicare le modifiche e noi potremo anche fondere questi due livelli. Si clicca con il destro del mouse sul livello più in basso e si fa fondi livelli visibili. A questo punto si va ancora su fondi e il livello è diventato uno soltanto. In questo caso possiamo chiaramente esportarlo, come possiamo esportare anche l'immagine che abbiamo reso più nitida con il primo sistema. Questa immagine è resa più nitida con il secondo sistema. Potremmo addirittura fare un altro discorso e applicare una nuova nitidezza a questa immagine che è stata modificata con il passa alto, e quindi possiamo applicare due nitidezze una dietro l'altra. A questa immagine è stata applicata prima il passa alto, adesso applichiamo la nitidezza, quindi già su filtri, miglioramento, nitidezza, maschera di contrasto, e anche in questo caso possiamo agire sul raggio, lasciamo 3 e sulla montare, che è quello diciamo di più importante. Questo è la soglia per rendere più soffice il contrasto tra le varie aree di colore. Se siamo soddisfatti, chiaramente si va su OK. E a questa immagine abbiamo applicato due nitidezze: la prima sempre con il miglioramento, la prima con la nitidezza per antonomasia, la seconda con il passaalto. Possiamo vedere la differenza tra questa qui è stata applicata soltanto la nitidezza, vedete, e questa qui è stata applicata sia la nitidezza sia il passaalto. Possiamo vedere anche quella originale, cioè su File, Apri, si sceglie la 2 che è appunto quella che non ho processato, cioè su Converti, CTRL, Shift in lungo. Questa è l'immagine originale, questa è l'immagine con la nitidezza soltanto, questa è l'immagine con la nitidezza e il passaalto. E questo, diciamo così, sono i due sistemi più utilizzati per aumentare la nitidezza delle immagini quando ce ne sia bisogno. Ovviamente tutto questo con GIMP installabile su Windows, Mac e Linux in modo gratuito. Infine, per salvare l'immagine a cui è stata aumentata la nitidezza con il primo metodo, con il secondo metodo oppure con entrambi i metodi, si va su File, quindi non si va su Salva come. Salva come si va su Photoshop, su GIMP bisogna andare sempre su Esporta come. Si seleziona la cartella di destinazione in cui inviare il nostro file. La nostra immagine che è stata modificata, si dà un nome all'immagine, chiamiamola immagine nitida, si inserisce anche l'estensione, in questo caso si mette JPEG, quindi si va su esporta, dopo aver selezionato la cartella, si visualizzerà un'altra finestra in cui andare nuovamente su esporta. Prima di andare su esporta però si può mettere al massimo la qualità per avere l'immagine con la massima qualità. Si va ancora su esporta e si sarà esportata la nostra immagine nella cartella appunto che abbiamo scelto come destinazione, che poi potremo naturalmente aprire e visualizzare insieme all'altra immagine, quella diciamo così originale. Questa è l'immagine originale, questa è l'immagine più nitida, vedete la differenza è notevole. Poi naturalmente è chiaro che ognuno poi fa le cose come crede, quindi può trovare il miglior compromesso tra la nitidezza e la qualità della foto stessa, però il risultato è indubbiamente interessante. E questo è tutto, alla prossima volta.